Molto importante, intanto due nuove concessioni per il polo ricreativo di Baia Flaminia. Con questa delibera la Giunta di fatto conclude un percorso molto importante di riqualifica di un'area come quella di Baia Flaminia, sia per l'accoglienza turistica sia per i nostri cittadini. Insomma, da presto, dal 2017, troveremo a Baia Flaminia due nuove concessioni molto importanti. Ma nella stessa Giunta abbiamo portato una delibera molto importante che dà certezza e regolamenta tutti quelli che sono i chioschi. Al 2020 è la scadenza della Bolkestein, sia per quanto riguarda il demanio marittimo, ma abbiamo spostato con quella scadenza anche tutti quei chioschi, quei ristoranti che abbiamo sul nostro demanio, che avevano una scadenza prossima al 2017, portando tutto al 2020. Insomma, sarà un anno, il 2020, in cui dovremo lavorare molto, ma oggi siamo molto soddisfatti perché avremo due nuovi chioschi e abbiamo dato certezze e risultati a quei cittadini pesaresi che portano avanti questi servizi nei confronti della città e dei nostri turisti. È prevista quindi la pubblicazione dei nuovi bandi di gara nei prossimi mesi? Assolutamente sì, entro la fine di gennaio avremo questi due nuovi bandi, a cui invito davvero tanti a partecipare, perché le due concessioni importanti a Baia Flaminia potranno davvero essere una grande opportunità per chi vuol fare impresa di ristorazione, impresa di servizi per i cittadini.